Ciao ragazzi, allora il secondo motivo per il quale può accadere che il vostro cane abbaia all'estraneo quando lo vede ad avvicinarsi alla recinzione, ma poi inizia a scodinzolare, gli va incontro, gli fa le feste, quindi ed è disponibile a diventare praticamente l'amico della persona sconosciuta, io l'ho individuato come motivazione appunto nel fatto che il cane può essere frustrato, cioè l'animale sta subendo uno strato di frustrazione. Allora, che cosa intendo per questo? Intendo dire che, guardate, basta seguire una logica. Chi è che custodirebbe un luogo nel quale lui non si trova bene, o meglio, un luogo dal quale si vorrebbe allontanare per trovare migliori soluzioni per la sua esistenza? Vi faccio un esempio: un cane lasciato da solo. Il cane è un animale da branco, tanti tengono per comodità un cane e l'hanno addirittura preso da guardia perché vorrebbero che proteggesse quel territorio. Ma come fa un cane a proteggere un territorio dal quale si vorrebbe allontanare per trovare sicuramente se è un maschio o una femmina, se è una femmina o un maschio, e poter dare vita all'unico istinto per il quale la natura l'ha creato, ovvero l'istinto di riproduzione? Allora, che cosa avviene in questo caso? Che il cane inizialmente ha l'istinto in qualche modo di farsi sentire perché vede in un uomo che non ha ancora individuato bene le intenzioni un pericolo, quindi parte ad abbaiare. Ma successivamente, quando si accorge che in realtà questo essere umano non è una minaccia, lui cerca in qualche modo di aggregarsi a questo uomo come per richiesta di dire: portami via di qui, fammi uscire da questo posto, fai qualcosa per migliorare la mia condizione. Quindi, ad esempio, uno dei motivi fondamentali perché a volte i cani da soli non fanno la guardia, poi una volta che li mettiamo insieme iniziano anche loro a fare la guardia, anche se in modo limitato appunto alle loro possibilità, è proprio quello, perché passano da uno strato di frustrazione che porta sempre la solitudine a tutti i cani, essendo in animali da branco. Tutti ci hanno erroneamente detto in questi anni che il cane diventa un membro della famiglia, che il cane vede nella famiglia il branco. Ma come può avvenire questo? I cani si imbrancano fra di loro solo con soggetti della loro stessa specie, perché attraverso il branco, che non solo danno vita alla riproduzione, ma anche alla sopravvivenza. Allora, alla sopravvivenza, e bisogna vedere cosa intende il cane come sopravvivenza. Il cane come sopravvivenza non intende solo il mangiare, che noi diciamo, ma il cane sopravvive perché gli do da mangiare, perché essendo la sopravvivenza legata proprio per dei motivi naturali solo e unicamente alla riproduzione, loro vedono questa loro esistenza chiusi all'interno di una recinzione poco conforme con quelle che sarebbero state le loro aspettative. Quindi il cane da solo, che vive uno stato di sicura frustrazione, a volte ha proprio questo modo di comportarsi. Parte con l'abbaiare, ma poi è immediatamente d'accordo ad allearsi con il nuovo arrivato perché vede una nuova possibilità di migliorare la sua esistenza. Stessa cosa laggiù dove il cane è stato sterilizzato. La sterilizzazione crea gli animali adeguati nei confronti, scusate, inadeguati nei confronti della natura. Quando voi togliete gli organi riproduttivi a un animale, fate cessare ogni speranza, ogni parte attiva all'interno di questa catena riproduttiva per la quale la natura ha regalato la vita appunto a questi animali. E questi sono solo due motivi. Ad esempio, un proprietario molto severo, un proprietario che vuole a tutti i costi insegnargli dei comandi al proprio cane, ecco, se lui aveva degli istinti per difendere questo territorio, questo modo di gestirlo lo porta a una frustrazione, perché il cane non capisce perché dovrebbe ubbidire. Siccome ubbidisce solo per avere in cambio appunto il cibo che gli è necessario per la sopravvivenza, l'animale, cioè, vede questo percorso vitale troppo trafficato, anche in base appunto proprio all'indole dell'animale, vede questo percorso che gli
viene chiesto appunto per sopravvivere qualcosa di insostenibile, e allora magari aveva degli istinti da guardia, ma non appena li mette in atto e si rende conto però che l'essere umano al quale lui stava abbaiando non è questo pericolo che immaginava, e nello stesso tempo il territorio nel quale è stato inserito a lui non è caro, non è così indispensabile per poterlo difendere, anzi è un territorio che se ne vorrebbe andare al più presto possibile per trovare, diciamo, un tipo di vita più consona alla sua natura di animale, ecco che parte tante volte ad abbaiare e poi, cioè, dopo pochi secondi capisce che il nuovo arrivato non solo è un pericolo, ma potrebbe essere una vera soluzione per la sua esistenza ideale. Ecco, in questo, nella frustrazione dell'animale, io ho individuato appunto il secondo motivo che molte volte i cani hanno questo tipo di comportamento. Ecco perché vi sollecito tutti, laggiù dove avete un cane da solo che vi farebbe piacere che migliorasse la guardia, può solamente essere l'aggiunta di un soggetto opposto, scusate, di sesso opposto, non sterilizzato, magari a migliorare anche le sue potenzialità. E anche quando non migliorerebbe le sue potenzialità, state tranquillo che migliora sicuramente la sua condizione di animale da branco. Vi ringrazio tanto per avermi ascoltato fino a questo punto, vi do appuntamento ai prossimi filmati e a presto. Ciao ragazzi, buona domenica.